Mi immagina, la Caritas cittadina sta avendo un ruolo determinante nell'aiutare l'ente comunale a in qualche modo contrastare questa pandemia e con le attività presso il COS e oggi anche qui al Lab. Con l'attivazione del centro ascolto sanitario come Caritas ci sembrava più che normale metterci a disposizione di tutta la città e quindi collaborare con le istituzioni per dare un aiuto soprattutto ai soggetti più fragili. I volontari al centro ascolto sanitario hanno aperto uno sportello anche al COS, il centro operativo sociosanitario, che insieme ad altre realtà della città, perché è importante lavorare in rete, quindi penso alla Croce Rossa, ma anche Cittadinanza Attiva, ma anche altre associazioni del territorio, cerchiamo di dare una risposta. Un grosso aiuto è stato dato per le prenotazioni, per tutte quelle persone, quelle famiglie che non avevano né gli strumenti e nemmeno le conoscenze, diciamo, informatiche per poter accedere online al sito e alla piattaforma delle prenotazioni, e questo è stato di grandissimo aiuto, ma anche per le prenotazioni di visite, ma anche per il cambio medico, per tutto l'aspetto sanitario, anche per l'accompagnamento nei presidi ospedalieri. Questo aspetto, questa povertà sanitaria delle famiglie non è molto conosciuta, ma è urgente, più che mai importante poterla affrontare tutte insieme. Se volessimo fare un appello ancora ai cittadini che in qualche modo possono dare una mano. Assolutamente, ognuno è responsabile dell'altro, quindi siamo tutti chiamati, non la Caritas solente o l'associazione, ma ogni singolo cittadino è chiamato a dare il proprio contributo, perché la dobbiamo fermare questa pandemia e abbiamo capito che l'unica strada sono le vaccinazioni e la vaccinazione. Pertanto qui al centro che oggi vede la sua apertura e la sua inaugurazione è molto importante, tutto un lavoro di collaborazione di ogni cittadino che può dedicare 2 ore del suo tempo in un giorno della settimana, perché insieme possiamo gestire quello che sarà l'afflusso di tutte le persone. Lei ha già fatto il vaccino, vogliamo fare un appello a chi ha paura di fare il vaccino? No. Non abbiamo fatto, io non ho fatto ancora il vaccino, ma perché non rientravo nelle categorie, adesso ci rientro e sarò la prima a farlo, perché sia io che mio marito, perché è importante fare il vaccino, dobbiamo fare trovare un semaforo rosso al virus, e questo semaforo rosso di stop per ritornare alla vita di tutti i giorni, per riprendere la nostra vita, è la vaccinazione.